Ho già messo su Classroom il contenuto di tutto quello che stiamo facendo col modulo di Computer Essential. Se vi ricordate, ho messo su Classroom il PDF, adesso ve lo mostro. Eccolo qua. Questo PDF qui, dove c'è tutto il... tutto l'elenco di tutte le cose che bisogna sapere per superare l'esame di Computer Essential di ECDL. Questo stesso schema lo ritrovate lì nel libro tra pagina 2 e pagina 5, mi sembra, sì. E vi esorto a guardare questi argomenti perché... è un elenco totale, vi aiuta a fare il punto della situazione, a capire che cosa sapete e che cosa non sapete. Per quanto riguarda noi abbiamo fatto tutta la parte da pagina 6 a pagina l'uso delle finestre. Praticamente fino ho perso il segno perché ovviamente eccolo qua fino a pagina 40. Questa parte qui ve l'ho descritta tutta. Ovviamente adesso faremo le prove con i test. E se ci sono argomenti o questioni che non vi sono chiare, le riprendiamo in mano. Un'altra cosa, ho esaurito sostanzialmente tutti quanti i test online gratuiti da fare per voi. Quello che faremo d'ora in avanti, io ho acquistato una licenza di test dal sito dell'AICA. Allora, se voi andate sul sito aicashop.it, mi sembra, ovviamente no, aicashop, shop.aica.net, poi vi metto il link nella pagina nostra. Ve lo dico per chi vuole, non è richiesto da me. Test di prova. Allora, qui è possibile acquistare, non mi funziona più Backspace. Si è incastrato un tasto. Bene. Allora, qui è possibile acquistare delle licenze di test di prova, costano 5 euro 10 tentativi. È questo che utilizzerò d'ora in avanti per fare con voi insieme le domande. Io ho acquistato una licenza, costano 5 euro. Andate qui su Simulazioni d'esame CDL, aspettate che faccio l'ingrandimento dello schermo. Ok. Comunque, andate qui sul sito dell'AICA. Sulle simulazioni d'esame CTL, simulazioni Maxisoft. E se andate qui, questa è la licenza che ho acquistato io e questo è quello che utilizzeremo per fare dei test insieme. Questi qui sono proprio i test dell'AICA, sono proprio le domande che voi vi troverete di fronte. Li risolviamo tutti insieme, io vi do anche le risposte. Poi però
Non è detto che sia una di queste domande che voi vi troverete quando voi andrete ad affrontare la prova, ma magari qualcuna di queste vi potrà essere utile. Se volete prepararvi bene, vi consiglio di acquistare una licenza e di farvi un po' di test di prova anche voi, altrimenti potete andare così come volete. Per quanto riguarda noi, allora, oggi ci facciamo la parte questo l'abbiamo già visto, in effetti. Oggi ci facciamo la parte che inizia a pagina 78, cioè cominciamo a parlare di internet. Quindi cerchiamo di dare un po' di risposte. L'altra volta avevamo iniziato un pochettino a parlare delle reti. Oggi parliamo di internet, della rete proprio. Qui. Sì. Qualcuno ha il microfono acceso. Comunque, oggi parliamo della rete vera e propria. Allora, la rete internet, tutti quanti voi la usate tutti i giorni, tutti quanti voi siete a conoscenza di che cos'è. Andiamo a vedere un pochettino su che cosa si fonda. La rete internet viene definita come rete delle reti perché in effetti, per sua natura, non è una rete soltanto. Se vi ricordate il diagramma che vi ho mostrato l'altra volta, io vi dissi che la forma, la topologia di una rete a stella è la topologia che sta alla base della rete internet. La rete internet si ottiene come unione di migliaia, milioni di reti a stella tra di loro. Quindi è una rete a stella che si interseca con altre stelle e così via. Quindi è una topologia molto, molto, molto variegata, che però si basa sempre sulla stessa configurazione di base. Un nodo centrale a cui si collegano nodi periferici, che a loro volta si collegano a nodi periferici e così via. Questa è la natura fondamentale di Internet. Tutto questo è permesso da un protocollo di comunicazione che si chiama TCP/IP. Quindi, il TCP/IP, e cercavo un pochettino la pagina web della Wikipedia per farvi vedere qualcosa, è il protocollo che sta alla base della rete. Quindi è il sistema che permette lo scambio di informazioni. È un sistema basato su 7 livelli. Non ci interessa andare nel dettaglio e vedere i singoli livelli uno per uno. Quello che dovete ricordarvi è il suo nome innanzitutto, TCP/IP, il fatto che è un protocollo a commutazione di pacchetto e che è il protocollo su cui si basa tutta la rete web, tutto internet. Che cosa significa protocollo? Ve l'avevo già accennato l'altra volta. Il protocollo è un accordo che c'è tra le parti per potersi scambiare informazioni. L'altra volta avevo fatto l'esempio del linguaggio. Noi ci comprendiamo gli uni gli altri perché parliamo la stessa lingua. Che significa? Condividiamo delle regole di grammatica e condividiamo il significato delle parole. Quindi abbiamo un vocabolario ed una grammatica. Il termine tecnico, quando si sta in ambito tecnologico, per chiamare questo concetto è quello di protocollo.
Protocollo vuol dire che abbiamo un insieme di simboli a cui diamo un certo significato e abbiamo delle regole per poterci scambiare questi simboli. Quindi questo è un protocollo per potersi scambiare le informazioni. Nella fattispecie, il protocollo che è alla base della rete web si chiama TCP/IP. Qualcuno di voi ha mai sentito parlare di indirizzo IP? Sì, però non lo so definire. L'indirizzo IP, per darti un'idea, è il numero di telefono del singolo computer collegato alla rete. Cioè, se io devo mandare un'informazione ad un computer e voglio identificare in maniera univoca quel computer nella rete, come faccio? Lo posso fare perché ogni computer, ogni dispositivo, ogni cellulare, ormai ogni lampada, se avete le lampade che si accendono con Alexa, anche le vostre lampade hanno un indirizzo IP. Quindi un indirizzo IP è un insieme di quattro numeri, ma mi sembra che questo non vi serva saperlo. Comunque sono quattro numeri da 0 a 255 che identificano univocamente un dispositivo collegato alla rete. La componente IP del protocollo TCP/IP si occupa della segmentazione dei dati in pacchetti. Questo che vuol dire? Che qualsiasi informazione noi spediamo attraverso internet viene presa, smantellata, divisa in tanti pacchetti, ognuno dei quali può fare il suo percorso indipendente da tutti gli altri, e questa è la forza della rete internet. E poi viene ricomposta nel computer di destinazione nell'informazione che è partita. Quindi voi dovete proprio pensare che quando vi mandate il messaggino WhatsApp e parlate, questo vostro parlare viene trasformato in un insieme di byte, viene diviso in pacchettini, spedito per strade diverse, non è detto che tutti i pacchetti facciano la stessa strada, ricomposto dal computer o dal cellulare che riceve il messaggio, ricreato il pacchetto che era stato, il file che era stato mandato all'inizio, e quindi poi interpretato dal vostro cellulare e trasformato in testo, in suono, in immagine o quello che è. Quindi la componente IP si occupa di questo, dello smantellamento e della ricostruzione dell'informazione dalla sorgente alla destinazione. La componente TCP è la parte che che controlla il fatto che l'informazione sia arrivata tutta. Cioè, la componente TCP controlla che i pacchetti siano arrivati tutti a destinazione, e siccome i pacchetti sono numerati, se qualcuno di questi pacchetti è mancante, rinterroga la sorgente affinché la sorgente lo mandi di nuovo. Quindi, perché qualsiasi sistema comunicativo commutazione di pacchetto non è mai perfetto. Voi sapete forse che in una connessione wifi ho il 20% di solito in media di perdita di informazione. Quindi il 20% dei pacchetti che vengono spediti può andare perso, va perso statisticamente. E quindi quei pacchetti che non vengono ricevuti vanno chiesti nuovamente. Quindi il TCP è la parte di controllo del trasferimento dei pacchetti. L'IP è l'istradamento e la decostruzione e ricostruzione dei pacchetti. È chiaro questo concetto? Io ogni tanto cerco un po' di feedback perché ho di fronte a me una parete nera e non è proprio il massimo parlare Ok, con di prof, voi. quindi ripensando che a volte c'è la domanda su che tipo si basano le varie cose, quindi questa è a commutazione di pacchetti, invece Sì. tipo le telefonate.
erano, mi ricordo, aspetti. VoIP, Voice over Internet Protocol. C'erano anche quelle, sì, che servono a fare le chiamate con internet e non con la... Sì. Ok, allora, grazie. Allora, questa qui è la parte, diciamo, più di basso livello. Come basso livello intendo vicino alla macchina, vicino alla parte fisica. Alto livello significa invece vicino all'uomo, vicino alla componente umana. La parte a basso livello di solito è la più complicata. Ad alto livello noi andiamo a vedere quelli che sono i servizi più diffusi in internet. Il primo ce l'abbiamo di fronte, questo che cos'è? Google. Non è Google, Il web. è il web, Wikipedia. è World Wide Web, cioè la rete che è grande tanto quanto il mondo. Il World Wide Web è, diciamo, il servizio più diffuso di tutti, il servizio principe, il servizio più importante. Di per sé, in effetti, non è il servizio su cui si basa tutto, perché tutto si basa sul protocollo di scambio di informazioni. Però il World Wide Web è il servizio che è stato sempre più utilizzato da tutti quanti. Abbiamo visto l'altra volta come il World Wide Web si basa su una componente software installata nei computer di coloro che utilizzano questo servizio, che è il browser. E se vi ricordate, i possibili browser sono Firefox, Chrome, Safari, Windows Edge. Edge. Sì. Per cui il browser che cos'è? È un software che mi permette di navigare in rete. Che significa? Il browser è un software che mi permette di utilizzare un servizio che è uno tra i servizi internet sicuramente più diffuso, che è il World Wide Web. Il World Wide Web di per sé si compone di tantissime parti, perché c'è la componente testuale, c'è la componente multimediale, qua vedete che c'è un'immagine, e poi posso aprire YouTube e farvi vedere dei video, per cui il World Wide Web in effetti al suo interno impacchetta tutta una serie di servizi, è un servizio tutt'altro che semplice. E si basa sull'HTTP. L'HTTP, l'abbiamo detto l'altra volta, che cosa serve, ve lo ricordate? Sicurezza. Abbiamo parlato di differenza tra HTTP e HTTPS. L'HTTPS implica la sicurezza, ma l'HTTP, vi ricordate che cosa significava l'acronimo? Scambio di informazioni, pareti. Hypertext HT. TP. Beh, andatelo a cercare, così vi svegliate pure un attimino dopo pranzo. E vi ricordate su che linguaggio si basava? L'HTML, che è il linguaggio del web. E vi ho fatto vedere che se faccio CTRL-U, vedo il sorgente, cioè il codice che viene interpretato dal browser e trasformato nella pagina che noi vediamo. Questo l'avevamo un pochino visto l'altra volta. Comunque, al di là dei dettagli che ci interessano relativamente, il WWW, il World Wide Web, è uno dei possibili servizi web, internet. Quali sono gli altri? Uno lo stava dicendo prima Restivo, che è il Voice over Internet Protocol, VoIP. A cosa serve VoIP? Voice over. Effettuare le chiamate con la connessione a internet e non con, come si chiama, la rete Esatto. telefonica.
stiamo facendo noi adesso. Stiamo parlando? Sì. Questo qui è esattamente un esempio di VoIP. Ci stiamo scambiando la voce attraverso internet, quindi attraverso l'internet protocol. Voice over IP. Lo ripeto perché così ve lo ricordate. Cioè, parliamo attraverso la rete internet. Poi qual è un altro servizio molto famoso che sicuramente conoscete tutti quanti, anche se non lo utilizzate moltissimo? La posta elettronica. Esatto, l'email. Quindi le email sono un altro dei servizi internet. Quali altri servizi ci sono su internet? Le chat, quelle le utilizzate, forse le state utilizzando anche in questo istante. In internet si parla di instant messaging, messaggistica istantanea, cioè questo è un altro dei servizi internet. Inizialmente si trattava di applicazioni diverse, la prima penso che fosse ICQ. È un sistema che ci permette di scambiarci dei brevi messaggi testuali attraverso la rete. E da ICQ poi è nato tutto il resto. Messenger, ricopiato subito da Microsoft, per arrivare sui sistemi che stanno sui vostri telefonini, WhatsApp, Telegram, quello legato a Facebook, ma non mi ricordo più come si chiama, forse Messenger anche quello, Facebook Messenger. E quindi questo è un altro tipo di possibile servizio web, molto famoso. Poi ce ne sono, qui ne annovero alcune altri, che, su cui in realtà li accenna appena, perché parla di chat line, per cui servizi di discussione online in tempo reale. E newsgroup, qualcuno mai ha mai visto newsgroup? No, però fino non ne manco mai sentito. Hai sentito parlare di newsgroup? Per esempio c'è un servizio Google che è groups.google.com, che sono dei servizi di newsgroup. Il newsgroup nasce come un'evoluzione dell'email. È un concetto simile a quello della mailing list, cioè gli utenti si iscrivono a newsgroup e poi c'è una persona che manda gli aggiornamenti e tutti gli iscritti ricevono quell'aggiornamento. Quindi se uno va a cercare newsgroup, si va a cercare newsgroup, ma questi sono quelli a cui sono inserito io tra parentesi come neanche come account personale, ma come account Patini Liberatore. Che significa questi, che cosa significano questi gruppi? Che se qualcuno manda una mail a docenti@patiniliberatore.edu.it, tutte le persone che sono iscritte a questo gruppo ricevono questa email. Così come c'è studenti@patiniliberatore.it, così come c'è coordinatori di classe@patiniliberatore.it, sono gruppi di discussione. Quindi se si iscrive a questo indirizzo, si iscrive a tutte le persone che sono iscritte in quel gruppo. Poi ci sono, qualcuno di voi sa che cos'è un blog? Sì, credo. Che cos'è un blog? Una persona scrive, non so, quello che fa, un diario online. Parli di te online. Sì, è un diario online. Blog, log significa diario, blog sta per binary log, quindi il diario legato alle nuove tecnologie. Quindi è un diario che si scrive online, è un diario pubblico, un diario spesso tematico, e quindi le piattaforme di blog ad ogni modo si concretizzano sempre in un sito web. Quindi il blog in effetti
è un sottoservizio dei servizi www, dei servizi web. Poi si parla di, qua addirittura parla di FTP, File Transfer Protocol. L'FTP è un altro protocollo che si avvale del TCP/IP e permette alle macchine di scambiarsi file tra di loro. E quindi se io devo portare un file da un computer ad un altro, si può utilizzare il protocollo FTP. È stato un protocollo molto utilizzato in passato, oggi un pochino meno, si utilizza più che altro in ambito tecnico per mettere online i siti web con alcuni provider, ma non si utilizza certo più come prima. Oggi come oggi per scambiarci file abbiamo tantissime modalità. Ad ogni modo, se vedete scritto FTP, ricordatevi, File Transfer Protocol, cioè un protocollo di trasferimento di file. E poi se vi parlo di e-commerce, tutti quanti sapete di che cosa sto parlando. Commercio online. Esatto. Commercio online, cioè sito di e-commerce, e vabbè, il principe, oggi come oggi, è Amazon. Sì, mi scordo sempre che il mio tasto back non funziona più. Novità di quest'istante poi, Commercio elettronico, e-commerce e quindi acquistare online. Ci sono alcune domande inerenti alla VPN. Qualcuno di voi sa che cos'è? Cerchiamo di essere un po' più interattivi. Sì, no. Che cos'è? È un programma, un servizio che permette di camuffare il proprio indirizzo IP sul web, in modo da... No. Lo utilizzano con questi scopi, ma non è questo lo scopo principale. Non fatti per rimbalzare il segnale da una parte alla... Ah, ok. VPN vuol dire che io, per esempio, ho una rete a casa mia e magari c'è una rete a casa di mia madre. E io ho un server, cioè un computer, sempre acceso a casa di mia madre. Però io sono a casa mia e mia madre è a casa sua. Come faccio io ad accedere a quel computer? VPN, VPN sta per Virtually Private Network. Cioè è un network virtualmente privato, ma fondamentalmente pubblico. Che significa? Che io creo un canale crittografato e sicuro tra casa mia e casa di mia madre, vedo i computer di mia madre da qui come se fossero qui in questa rete di casa mia, e quindi creo una rete virtuale unica e posso accedere e utilizzare i servizi di quei computer anche se come se fossi nella rete di casa mia, ma in effetti non lo sono. Adesso forse ho fatto un po' di confusione. Che significa quindi che ci sono più reti separati da loro, tra loro geograficamente, e io creo una connessione virtualmente privata tra queste due reti per fare in maniera che queste due reti si vedano tra loro come un'unica rete. Quindi i computer che sono all'interno di una rete vedono i computer che sono all'interno dell'altra come se fossero tutti all'interno della stessa rete e sono quindi in grado di comunicare liberamente come se fossero nella stessa rete. Ma in effetti questi computer non sono nella stessa rete e la comunicazione avviene attraverso quello che è un canale pubblico. Ma la comunicazione è crittografata. Quindi soltanto le persone che hanno la chiave possono decifrare, sapere che cosa si stanno, che messaggi, che informazioni si stanno scambiando queste due reti. Quindi VPN è una rete virtualmente privata, quindi serve a unire più reti geograficamente dislocate tra loro e renderle trasparenti tra loro come se fossero una soltanto. Domande, ragazzi?
Quindi rete virtuale privata. Per quello che riguarda la larghezza di banda, penso che siete tutti quanti ferratissimi. Di che cosa parlo quando parlo di grandezza di banda? Vabbè, vado un po' più spedito. La quantità di bit al secondo. La quantità di bit al secondo, cioè quanta informazione ci riusciamo a scambiare attraverso la rete. Quindi che significa? Io collego un dispositivo alla rete, questo dispositivo può scambiare una certa informazione con la rete. Quanta informazione riesce a scambiare? Questo è indicato dalla larghezza di banda. Informazione nell'unità di tempo, e infatti noi la chiamiamo velocità della rete. Informazione nell'unità di tempo. Quindi la larghezza di banda si misura in kilobit per secondo, megabit per secondo, gigabit per secondo, in multipli di bit per secondo, a seconda della velocità della rete stessa. Quindi qui, per natura, il megabit è un sottomultiplo del megabyte, cioè è il megabyte diviso 8, è una quantità di informazione. Ma quando è MBPS, megabit per secondo, visto che c'è integrato all'interno anche l'unità di tempo, viene visto come una larghezza di banda, una quantità di informativa scambiata in un certo tempo. Quindi quando vedete domande che vi chiedono velocità della rete, cercate MBPS, GBPS, KBPS o BPS. Quindi bit per secondo, kilobit per secondo, megabit per secondo e gigabit per secondo. È questo che vogliono sapere. Qua vedo scritto il modem. Il modem ormai non esiste più da un sacco. Non l'avete mai visto e non lo vedrete mai. Però vi dico che cos'è. Forse nella vostra casa quelli che, di voi che hanno la DSL ce l'hanno ancora. Che cos'è il modem? Modulatore, demodulatore significa, è un'abbreviazione, modulatore di segnale, demodulatore di segnale, che significa che modula un segnale che di risonatura è binaria per mandarlo attraverso una rete che non è una rete binaria perché il doppino telefonico è a tutti gli effetti una rete analogica, in maniera che poi venga demodulato dal modem dall'altra parte e ritrasformato in segnale binario. Quindi modem è modulatore e demodulatore. Ognuno di questi apparecchi fa esattamente questo per tutto il tempo. Modula il segnale e demodula il segnale. Modula il segnale in uscita, demodula il segnale in ingresso. E adesso come adesso ci sono soltanto modem ADSL. Una volta c'erano anche i modem 56K, se lo trovate. Modem. Che andavano sulla rete telefonica dove sostanzialmente non c'è l'ADSL, quindi erano enormemente più lenti. Però prima c'era questo. Allora, per quanto riguarda, vabbè, inviare upload e download, sapete benissimo che cos'è. Qua si parla un pochino di rete telefoniche, si danno più che altro un pochino di definizioni. Allora, internet per sua natura è una rete telefonica e quindi si basa a livello fisico sulla rete telefonica, che significa che tutti i segnali che vengono trasmessi attraverso il protocollo IP
lavorano su la stessa rete che noi abbiamo steso, gli stessi fili, il doppino telefonico, per intenderci, sono due fili che sono la base della nostra rete telefonica. Quindi, ed ecco qua, infatti, la rete telefonica di per sé, un doppino permette di scambiarsi 56 kilobit per secondo, 56k. Lo scrivo. Ah, già che questo no, gli amici. Comunque, la rete telefonica di per sé, il doppino ci permette di portare 56 kilobit per secondo. La rete DSL, in effetti, mette insieme più di questi doppini, più di questi canali, per permettere un trasferimento informativo migliore. E si basa su protocolli di compressione e decompressione delle informazioni. ADSL, sapete per che cosa sta? DSL. Allora, la cosa fondamentale della DSL è la A, cioè è asimmetrica, che vuol dire che la ADSL, poi Digital Subscriber Line, cioè una, oddio, qua la traduzione non mi viene. Comunque sia, la cosa importante da ricordare per quanto vi riguarda la DSL è che la velocità di upload e la velocità di download sono diverse tra loro. Di solito le ADSL che abbiamo nelle nostre case, quando vi dicono la ADSL a 4 megabit o la ADSL a 10 gigabit, adesso Alice vi vende 11 gigabit, quella lì è la velocità di download. La velocità di upload è di solito un decimo di quella velocità. Quindi le velocità di download e upload sono diverse tra loro. Quindi ricordatevi che quella A sta per asymmetric, proprio per questo, la larghezza di banda è asimmetrica. Poi, per quanto riguarda la telefonia mobile, tutti quanti conoscete il 3G, conoscete il 4G, avrete mandato post sul 5G, perché adesso va di moda parlare male del 5G, ogni volta che c'è un cambio di tecnologia si demonizza sempre. E quindi, quando si parla di questo si parla di telefonia mobile, quando si parla di ADSL doppino di modem 56k si parla di linea fissa. L'UMTS è ciò che c'era prima del 3G, quindi una roba antica. Universal Mobile Telecommunication System è comunque un protocollo di comunicazione basato per l'etere di tipo sì, binario. Poi, scusate ragazzi, devo assentarmi un secondo, un minuto, arrivo subito. Figuri. Prendetevi un minuto di pausa.
Eccomi, scusatemi. Allora, poi vabbè, reti Wi-Fi e reti wireless, sapete che cosa sono? Sì, le utilizzate costantemente. Sostanzialmente quello che si fa, che cos'è? È questo. Io collego un router ADSL al doppino telefonico, quindi alla rete fissa della telefonia. Questo router ADSL ha delle antennine e mi crea all'interno di casa mia una rete Wi-Fi e quindi una rete senza fili a cui tutti i dispositivi interni a casa mia che hanno giusti, i giusti nomi utente e password si possono collegare. E quindi rete senza fili interna ad un palazzo. Una rete, come si chiama una rete interna ad una casa? Rete? LAN. Rete LAN, sì. Internet Service Provider, secondo la definizione che dà questo qua, è un erogatore di servizi internet, in quanto mette a disposizione le proprie linee attraverso le quali realizzare l'accesso, ponendosi come intermediario tra l'utente e la rete. Quindi un esempio di Internet Service Provider è Vodafone, TIM, Telecom, le compagnie telefoniche sostanzialmente sono Internet Service Provider, cioè vi forniscono il servizio internet. Si possono fare anche collegamenti via satellite. Se avete visto, ci sono alcuni che hanno le parabole sul tetto, sono soprattutto persone al di fuori dei centri urbani. E si possono fare anche quel tipo di comunicazione lì. Attenzione che dal satellite l'informazione si riceve solamente. Per dialogare col satellite poi devo avere comunque una comunicazione attraverso il famoso doppino telefonico, quindi attraverso la rete telefonica che mi arriva a casa. Sì, UPA, UP2, questi sono protocolli di OWEP. Quando voi mettete la famosa password per accedere alla rete, intendo la rete interna, la rete Wi-Fi, la rete della scuola, la rete che avete in casa, c'è un protocollo, io questo ve lo devo dire, i protocolli lavorano uno sopra l'altro, quindi in realtà è un sandwich di protocolli, cioè internet, ma tutte le reti di per sé sono protocolli che funzionano uno sull'altro, quindi il protocollo WPA è un protocollo che funziona sopra al protocollo IP, cioè c'è uno scambio di informazioni di suo, poi ma questo scambio di informazioni mi permette solo di cambiarmi la password. Una volta che ci siamo scambiati la password ti permetto l'accesso totale. Quindi quando voi inserite una password per accedere a una rete, ci state già dialogando con quella rete. Non sarebbe possibile scambiarsi la password se non ci fosse già quel dialogo. Quindi i protocolli lavorano uno sull'altro, c'è una stratificazione di protocolli. L'internet stesso è un insieme di 7 livelli, 7 diversi protocolli che lavorano uno sopra l'altro, che vengono raccolti in TCP e IP. E con questo, diciamo, il capitoletto di internet ce lo siamo finito, perché qui questi servizi vengono solo accennati. Poi c'è il modulo di internet in cui si va più a fondo, quindi ci fermiamo qui a pagina 88. Se non ci sono domande, io mi metterei a fare qualche test qui con voi. Beh, magari se hai una domanda durante il test. Va bene, tanto queste cose riverranno fuori, ragazzi, sostanzialmente per finire gli argomenti del libro ci manca il capitolo 6, quindi io ne ho fatto circa uno al giorno, quindi finisce tutto quanto a pagina 102, che è la prossima lezione. Vediamo un pochino di fare queste domande.
Fatemi ingrandire sto schermo, ma perché non me lo ingrandisce oggi? È fatto. Ah, ha ingrandito l'altro, ecco perché. Ok, così è bello grande e ci vediamo tutti. Ci vedete anche dai telefonini? Allora, questo qui è il programma di simulazione che vi ho detto. Io ho comprato 10 prove d'esame da fare con voi per il modulo ECDL1 che è Computer Essentials. Ah, ultima cosa, prima che me ne dimentico. Voi mi continuate a chiedere le date d'esame, io ve le ho scritte. Ad ogni modo, il professor Di Franco mi ha detto di ricordarvi che se andate su patiniliberatore.it che io stesso non ricordo la URL, .edu.it, qui sotto c'è la sezione esami ICDL. ICDL è il nuovo acronimo della ECDL, talmente nuovo che loro stessi lo scambiano, quindi questo qua è fatto dall'AICA e sì, loro nel loro software lo chiamano ancora ECDL, in realtà il nuovo nome dovrebbe essere ICDL, quindi se volete sapere le date d'esame andate su esami ICDL e lui continuerà a tenere aggiornata questa pagina, quindi le informazioni riguardo le date degli esami, pagamenti e tutto il resto le trovate qui. Vedete? Grazie, prof. Professore, ma con chi lo faremo l'esame? Cioè, come si svolgerà? Allora, l'esame, io non posso assistere all'esame, non sono tesserato dell'AICA. Lo farete col professor Di Franco oppure con il professor Le Donne. Ma loro sono lì semplicemente per assistere all'esame. L'esame lo farete al computer. Le modalità dovrebbero essere scritte in questa pagina, quindi istruzioni per lo svolgimento degli esami in remoto, vedi? Ah, ok. Quindi andate qui e leggete tutto quanto. Noi stiamo facendo la ICDL base. Computer Essential è il primo modulo della ICDL di base. Quindi se vai nella sezione ICDL base, vabbè, ti rimanda al sito dell'AICA. Noi stiamo facendo Computer Essential. Questi qui sono i due file PDF che io vi ho mandato. Va bene. Andate qui e poi guardate tutti quanti, tutte quante le informazioni. Questo perché così l'avete visto, insomma. Lo trovate sull'home page del Patini Liberatore, ICDL, cercate ragazzi. E ricordatevi che voi state facendo con me il modulo Computer Essentials, quindi è il modulo iniziale, quello iniziale. Adesso se io apro il software di simulazione della piattaforma per l'esame, mi si apre questa schermata e poi c'ho simulazione Atlas, simulatore, esame, CDL, Maxisoft, per testare la propria preparazione alla prova d'esame. E poi qui vado a vedere i report delle simulazioni. Adesso non ne ho fatta neanche una, quindi è inutile andare a vedere qui. Se io clicco su simulazioni Atlas, vedete, mi sta caricando le domande dalla rete e poi avvio il test. L'interfaccia che vedete qui è proprio l'interfaccia che voi vi troverete di fronte quando andrete a fare l'esame. È molto somigliante all'interfaccia su cui abbiamo lavorato online, l'ultima. Vedete, vedo sotto il tempo restante, le risposte confermate, la barra delle risposte, vedete, e le domande.
Adesso devo fare un control meno perché questo è talmente grande. Ah no, questa è la domanda. Spegni il computer. Forse devo un attimino ridimensionare, così è troppo grande. Non facciamo 150, 300, ma facciamo 250. Almeno ci sta tutta la finestra. Ma no, non cambia niente. Vabbè. Ok, come faccio a spegnere il computer? Aiutatemi. Su Start. 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 Qui. Si ricorda di spegnere. Mm-hmm. Questo arresta il sistema. Arresta. Confermi la risposta? Sì. Vedete che sto confermando la risposta? Ok, questa non la salvo perché mi sembra una domanda abbastanza banale. Poi clicco sulla domanda successiva. Vedete? Volendo posso anche tornare qui. Lui mi dice domanda confermata, quindi a questo punto, una volta confermata, non la posso cambiare più. Vado alla domanda successiva. Riduci ad icona la finestra questo PC. Questa è la finestra, questo PC. Come faccio a È ridurla? lì a fianco, cioè sulla il barrettina, trattino. quella Sulla barrettina? in alto a destra. No, Questa X qua? No, il trattino, il no, trattino. prof, il trattino Questa basso. qui, perché se premo questo qui, che succede? Chiudo la Si finestra. chiude la finestra. Questa qui la riduce d'icona, questa qui invece? Ingrandisce. Ingrandisce. Vedete l'interfaccia dell'esame come mi permette di cliccare su tutto? Io sono libero di sbagliare e cliccare su tante cose. Comunque, per ora, riduciamo l'icona. Confermiamo la risposta? Sì. Domanda confermata. Successiva. Chiudi il programma. Io queste le dovrei salvare. Come faccio a mettere così? Sì. Stamp e così la salviamo. Vediamo se ce l'ho. Immagini, screenshot, ecco qua. Allora vuole così. Cattura schermo intero. Eccolo qua. Cattura a nota. Ok. L'ha catturato, l'ha messo qui. No, non lo salva qua. No, prof, quando glielo fa deve prima salvare dallo strumento cattura e poi glielo Io l'ho salva. catturato. Ah, poi devo premere il dischetto. Sì. È questo qua. Questo lo cambiano sempre. Allora, se io vado su immagini. Io mi ricordo che lo metteva già questo qui. Questo qui allora come l'ha salvato? Non me la manco permette di sovrascrivere, però questa qui è già questa d'immagine. Oppure non le salva qui. Forse un'altra cartella screenshot dove l'ha messa. Questo PC. Immagini salvate. Ah, in immagini salvate, non screenshot. Bah. Cattura lo schermo. E la salvo per sicurezza. Immagini salvate. Domanda JPEG. Ok. Eccola qua. Benissimo. Adesso come si fa a chiudere il programma? Con la X. Sì, se no ci sono le combinazioni di comandi, però mi sa non valgono per l'esame. L'esame forse no, qui volevano che scrivevo, che cliccavo sulla X. Forse se fosse stato, adesso non ho controllato, forse è stata più Sessioni. esatto. Vado avanti. Il meccanismo di memorizzazione secondo il quale vengono serviti i processi in base all'ordine di invio e stampa viene definito coda. Questo per esempio sul servizio, sul libro non c'è. Sì, viene definito coda, infatti si parla di coda di
stampa. Alfa preme? Sì. Quindi ve la salvo, cattura lo schermo, salviamo. Ogni volta devo fare questa storia. 2. Ok. C'è. E la confermiamo. Quali delle seguenti sono possibili parti di una finestra? La barra di applicazioni è parte della finestra? Io penso, cioè, con finestre. La finestra è questa. No, professore. La barra delle applicazioni, qual è la barra delle applicazioni? Quella di sotto, c'è tutto. E quindi no. Il riquadro dettagli è parte di una finestra? Sì, può essere, sì. Può essere, sì. Il menu di avvio? No. Il menu di avvio è questo qua. La barra dei menu. Sì. Questa è la barra. Sì. Sì, quindi sono due qua le possibili risposte giuste. Io metterei la barra dei menu e il riquadro dettagli. Quindi stampiamo e sì, CTRL-V, cattura schermo e salviamo. Ogni volta faremo questo. Ok. Poi alla fine metterete il voto al prof se lo sbagliate anche io qualche domanda. Utilizzando i comandi disponibili sulla barra degli strumenti del gruppo appunti, sposta il file fattura 28 nella cartella amministrazione. Lui vuole che utilizzo i comandi disponibili nella barra degli strumenti nel gruppo appunti. Leggete la domanda, quindi non vuole che io faccio drag and drop. Prendi e trascina. Vuole che utilizzo il gruppo appunti. Allora, il gruppo appunti lui là è questo qui, lo vedete che è scritto qua, appunti. Come faccio? Devi selezionare il file, poi fai taglia. Quindi seleziona il file. Lo tagli. Taglio. E poi che faccio? Poi vai nella cartella amministrazione e Bello. fai incolla. Incollo. Vedete, io ho fatto proprio tutto il procedimento. Io questo non lo posso neanche salvare. Come faccio a fare lo screenshot di questa domanda? Avete capito come ho fatto? Sì. Pertanto, onestamente, abbiamo la registrazione, quindi potete pure andare a vedere quello, stiamo a registrare tutto. Quando viene creata una nuova cartella, in modo predefinito, il sistema assegna il nome nuova cartella. Non è possibile assegnare un nome più significativo. Falso. Falso. Beh, se io creo una nuova cartella qua, in effetti di default assegna il nome nuova cartella. Sì, però lo puoi cambiare. Poi lo puoi cambiare però, sì. Quindi facciamo così, questa la possiamo salvare e la salviamo. La confermiamo e andiamo avanti. Rimanendo posizionato nella cartella lavori, crea la cartella esercizi utilizzando i comandi disponibili sulla barra degli strumenti. Quindi io sono già nella cartella lavori, vedete? Nuova cartella. Crea la cartella esercizi utilizzando i comandi disponibili nella barra degli strumenti. Questa è la nuova cartella. Nuova cartella. Allora, qui vedete c'è nuovo, posso fare nuova cartella. Esercizi. E quindi poi batto esercizi. Sì.
e poi clicco da un'altra parte oppure premo invio. Confermi la tua risposta? Sì. Domanda confermata. Avanti. Riavvia il computer. Start. Riavvia. Riavvia il sistema. Questa è proprio facile, dai. Domanda confermata. Andiamo avanti. Chiudi la finestra stampanti e scanner. Come faccio? Devi andare con la freccetta indietro. Con la freccetta indietro? In effetti però, io così non chiudo la, chiudo la finestra, esco fuori dalla voce di stampanti e scanner, ma per chiudere la finestra dovrò cliccare. Ah, quindi fake in alto. Secondo me sì, anche se questa comunque come domanda si presta un po'. Forse professore, diceva la scheda, dobbiamo fare la freccetta. Forse sì, se diceva chiudi, esci dalla scheda oppure chiudi la scheda, bisognava fare la freccetta. Però se mi dice chiudi la finestra, io devo cliccare sulla X, secondo me. Poi queste vanno pure un po' interpretate. Allora, quali tecniche permettono di visualizzare la cosa di stampa di una stampante? Il clic sul numero di documenti in coda nella finestra stampante. La scelta della voce di menu organizza coda di stampa. Il doppio clic sull'icona che rappresenta una piccola stampante nell'area notifica. Il doppio clic sull'icona della stampante nella finestra computer. Questa è difficiletta, eh? Mi aiutate? Come si può fare? Allora, se mi appare la stampante... Prof, a me verrebbe da dire l'ultima e poi... Nella finestra computer, secondo me così. Andiamo a vedere? Allora, non lo so, prof. Questo PC, no, questo è questo PC computer. Dove sta? Io non sono un utente Windows, ogni tanto viene fuori sta cosa. Pannello di controllo, ecco cosa non mi veniva. Io qui ce l'ho la parte della stampante, rete internet, hardware e suoni, dispositivi e stampanti. Io quando ho visto finestra del computer ho pensato a questa, a questo pannello qui. Io qui facendo doppio clic vedo la coda di stampa, vedete, di questa stampante. Nella finestra computer non so quale possa essere. No, quindi professore, la terza. Il doppio clic sull'icona che rappresenta una piccola stampante nell'area di notifica. Mo io qui l'area di notifica è questa, no? C'è una piccola stampante. Se mi appare, magari se mando un documento e stampa. Proviamo un attimo, manda in stampa qualcosa. Word, vabbè. Possono essere anche difficilette le domande, quindi fino a per fortuna erano tutte abbastanza semplici. Comunque, WordPad, io mando in stampa sto documento. Qualsiasi stampante, tanto non esiste nessuna di queste. E qui dovrei avere... No, non ce l'ho. Quindi, io sta coda di stampa nell'area di notifica... Non... La prima e la seconda, perché devi dare due risposte. La scelta della voce di menu organizza coda di stampa. Ma voi l'avete mai vista? Organizza coda di stampa? Io no. Il clic sul numero di documenti in coda nella finestra della stampante. Ora, giustamente. Questa sicuramente.
e il doppio clic sull'icona nell'area di notifica, no, nella finestra computer. A meno che l'organizza quota di stampa non sia qui, dove sono andato prima. Se vado qua, cioè organizza quota di stampa. No. Voce di menu, assolutamente no. Boh. Secondo me è questa. Se nell'area di notifica compare una stampante, poi vediamo. Per ora ricordiamocela così. E poi sarà simpatico andarla immagini salvate 5. Confermiamola. Salva il file appena aperto nella cartella documenti in formato RTF, assegna il nome, verifica. Salva il file. Salva come nome RTF. È già selezionato, altrimenti l'avevi. Sì, se clicchi male però ti caccia fuori. Salva con RTF e segna il nome verifica, quindi qua devo scrivere verifica. Salva. Sì. Utilizzando i comandi disponibili sulla barra degli strumenti del gruppo appunti, copia il file fattura 28 nella cartella amministrazione. E ah, quindi questo l'ho già fatto prima. No, non confermo ancora, così taglia. Mi sono perso qualcosa, perché no? Ma qua dice copia, non copia, copia, non copiare. Vedi che mi sono fatto, quindi lo devo copiare e poi vado in amministrazione. Ricordo. Ah, devo, cioè posso fare tre tentativi, questa è sbagliata, ragazzi. Sono andato troppo veloce. Vabbè. Però abbiamo imparato che dobbiamo leggere bene. Quali tra le seguenti voci corrispondono a due modalità in cui possono essere ordinate le icone presenti sul desktop? Dimensione, contenuto, numero di lettere contenute nel documento, nome. Nome. Nome, sì. E poi? Numero di lettere. Dimensione. Ragazzi, dimensione. Sì. E ci salviamo pure qui. Rispettando la corretta sequenza, riordina le operazioni da compiere per rinominare un file presente in una cartella. Seleziona con il Seleziona con il mouse il file da rinominare. Quindi questo, poi selezionare il comando rinomi. Ma no, penso prima organizza. Che cosa organizza? Non lo so, infatti. Infatti professore, organizza, so. Mica c'è. Vabbè. Mica ci sta quando devi rinominare. Selezione il mouse e fai da rinominare. Io faccio così, poi faccio. Però, secondo me non è inserito nell'elenco. Seleziona rinomina, perché io farei così. Poi ti dà il nuovo nome e poi mi invia. Io farei così, questo organizza, io non l'ho mai visto. No, prof, organizza mi sa che è il secondo. Perché ho aperto gestore Esplora File e sta vicino a punti. Ah, tu dici che il nome... E là dove... c'è anche il tasto rinomina. Dove, scusami? E là, quando usciva a punti.
usciva a punti, non ho capito. E sopra la... non col tasto destro, usciva in alto, la barra in alto, e c'era la sezione a punti. Forse penso, questo è il tipo. Penso home. Avremo una nuova? Ecco, questa, andiamo su home, desktop. E beh, dove vado? Vicino a file, c'è home, penso intenda lì. Ah, ecco. Ah, organizza è questo. Rinomina. Sì. Ecco perché. Cioè, professore, organizza sarebbe home. Sì, sta nella, qui. È il nome però del gruppo. Adesso fai clic su organizza, cioè devi cliccare il nome, in che senso? In effetti io non ci clicco sul nome, io lo vedo soltanto che me lo organizza, però io là le devo ordinare tutte, quindi in qualche maniera ci deve entrare, questo è il modo per l'unico modo che c'è per farlo entrare. Dove sta? Home, vedi? Io non ci clicco su organizza. Però è l'unico modo possibile. Boh, secondo me è così. Proviamo. Allora. Cattura schermo. Clic. Immagini salvate. 7. Successiva. Visualizza l'avanzamento del processo di stampa utilizzando l'icona della stampante presente nell'area di notifica delle barre applicazioni. Eccola qua. Quindi faccio clic. E ho fatto doppio clic. Confermo. Ho fatto due volte clic, non una volta sola. Il prof, virus... ma quella prima non l'ha confermata? E quindi lo devo rifare. Quindi che abbiamo detto? Seleziona. Era la 2, poi la 5. 2, 5, 3, 4 e 1. 4, 1. Confermiamo, sì. Ho fatto lo screenshot e non l'ho confermato. Questo l'ho già fatta. Il virus è un programma che causa guasti all'hardware? Assolutamente no. Un errore ripetitivo del microprocessore? No. No. Un programma che danneggia software e file? Sì. Sì. È questo, sì. E risolviamo pure questo. Professore, ma quindi usciranno più pratiche che, diciamo, teoriche? Sì, però purtroppo devi un po' sapere di che cosa si sta parlando. Sì. Attenzione alle trappole, perché ho visto che ci stanno un po' di sgambetti. Poi una volta che l'hai confermata, la domanda non la puoi cambiare più. Indice delle domande. Allora, questo che è? Rendi attiva la finestra immagini. Dov'è la finestra immagini? Sì. No, non avevo vista che era qua. Svuota il contenuto del cestino. Beh, questo cestino. Tasto destro. Se però faccio tasto destro, no, vedete, se ci clicca due volte sopra, lo apre e poi fa svuota. Sì, svuota cestino. Allora, apri il file preventivo contenuto nella cartella documenti. Quindi file, apri. Documenti. Questo PC documenti, quindi sono nel posto giusto. Preventivo. Apri. Sì. Utilizzando le funzionalità disponibili nella finestra impostazioni, verifica quale sistema operativo è installato nel computer.
computer, il tipo di processore e la quantità di memoria. Allora, quindi, come faccio ad accedere? Scusami? Per andare in postazioni, da qui, questo menu. Ci stanno sistema. Io ho fatto le impostazioni. No, fermati. Così. Impostazioni. Sì, il nostro sistema. Sistema. Là. Perché dice sistema operativo. Sistema però non mi dovrebbe provare la home. Non hai informazioni su? È vero, informazioni su, sì. Allora, come si conosce una stampante predefinita? C'è la spunta. Il segno di spunta, sì, ne avevamo detto. La spunta sul... Allora. Vi salvo pure. Annulla la stampa del documento. Allora, io tasto destro non lo posso fare. Quindi questa è la coda di stampa. Se faccio tasto destro non lo posso fare. No. Ha dato su stampante. No. Come posso fare? Professore. Lo so. Secondo me documento. Prof, provi sulla frequenza. Ecco. Ma inoltre. Vabbè, ti dà questa come risposta. No, quindi. Prof, dovrebbe essere annulla, non sospendi perché chiedi di annullare la stampa. Annullo la stampa, infatti, sul sospendi, è vero, c'ha ragione. Angelo, mi sembri tu. Sì. Quindi ho sbagliato anch'io. Qua ricordiamoci di cliccare su annulla e non su sospendi. Perché sospendi, poi lo posso riavviare, invece lo devo proprio annullare la stampa. C'è anche scritto annulla. Ho sbagliato io. Allora, quale tasto è necessario premere per selezionare più file contigui? Questo l'ho detto mille volte, ditemelo voi. Il terzo. Maiuscolo. Questi sono i file contigui, questi sono i file separati tra loro. Ricordatevelo. Però una domanda non è stata registrata, mi sa. E adesso ci torniamo un attimo. Quindi questa la confermiamo. Sì. Torniamo a questa qua. Segna di spunta, non so perché non l'ha presa. Ok, forse ho fatto uno screenshot e non ho premuto. Una volta installato un programma antivirus, il computer è sicuramente protetto da ogni tipo di virus. È vero? Falso. Non c'è nessun antivirus che vi dà la protezione totale. E salviamo quei. Ma c'è un modo per salvare con il nome dei file preformattato? Voi sarete più bravi di me in questo? Secondo me sì. Per salvare, per fare lo screenshot col nome del file preimpostato. Boh, mi sa di no, professore, tipo la Bucci mette solo il numero della foto, tipo mette 1, 2, 3, 4, cancella tutto. Ah, ok. Allora, ripristina il contenuto del cestino. Prendi il cestino. E poi? Due volte. E poi? Ripristina tutti gli elementi.
cestino due volte, poi ripristinato. Io avrei cliccato tutto e fatto ripristinare l'evento selezionato. Ok, successiva, riduce l'icona del documento. Questa è come prima, per ridurre l'icona, questa qua. Sì. Io qua non so neanche come farlo per lo screenshot, ma forse non vorrei vale la pena per questo. Seleziona un file di immagine ed eliminalo in modo che possa essere ripristinato in futuro. Qual è qui il file di immagine? Il primo. Il primo. Da che cosa lo capite? JPG, sia l'icona che soprattutto però il punto JPG. Punto JPG. Come faccio ad eliminarlo? Elimina poi ci sta una freccetta. Sposta nel cestino. Sposta nel cestino, così poi lo puoi ripristinare. Sposta nel cestino. Questa è poi la Bucci, come ve le dà? Le carica su Classroom. Vi fa una cartellina, le mette tutte insieme. Vabbè. Ingrandisci la finestra, cestino. Che devo cliccare? Alto a destra il quadrato. Sì. Per ingrandire la finestra è questo. Stampa il documento utilizzando la stampante predefinita. File stampa immediata. Stampa immediata. Per qua invece immagini esaltate, screenshot 13. Qualcuno ha detto prof? Clic. Modifica la data utilizzando le funzionalità disponibili nella finestra impostazioni. Imposta il giorno 16 come giorno corrente. Impostazioni. Quindi vado qua. Impostazioni. Non c'è data e ora, c'è data ora in lingua. E poi che devo fare? Imposta il giorno 16 come giorno corrente. Modifica data e ora. Ho sbagliato, no. Quindi fermi tutti così. Da capo. Così. Dove è modificata la destra? È in grigio. Eh? È evidenziato. È un rettangolo. Eccolo qua, l'ho dopo gli occhi. Il giorno 16 come giorno corrente, quindi data 11-16. Modifica. Sì. Attraverso il menu Start visualizza le stampanti installate nel PC. Start. Impostazioni, qua dovrei avere stampanti. Dispositivi. Eccolo qua. Sotto sì. Dispositivi c'è stampanti, sì. Oh, rispettando la corretta sequenza, riordina le operazioni da compiere per sospendere il processo di stampa di un documento. Attiva il menu stampante. Premi il pulsante avvio start e clicchi dispositivi stampanti. Allora, avvio start e dispositivi sicuramente la prima. Poi. Quattro. Tre. No, forse prima cinque. Cioè, visualizzi la coda di stampa e poi decidi quale annullare. Sì. Attiva il menu stampante, seleziona il comando, questo è l'ultimo. No, prima la 2. 3, 1. 3,
Così. Quindi, clic, salviamo, immagini salvate, 14. Confermiamo che se no mi dimentico. Successiva. Sul desktop è presente l'icona della cartella documenti. Spostala e trascinala vicino all'icona del cestino. Vabbè. Questa è la cartella documenti. Il cestino. No, professore. Ah, no, questa cartella sul desktop. Perché anche questo è documenti, però. Quindi la sposta e la trascino qua. Confermo la risposta. Avvia il programma di editing WordPad utilizzando il menu Start. Quindi vado su Start. Questa è W, dobbiamo cercare, mi sa. Ma non posso, cioè questa non è l'icona vera. Forse ha i tre trattini. No. Non lo so. WordPad qui non c'è, però dice... Utilizzando Start, faccio così, forse devo fare. Non può fare cerca, non c'è, no. No. Non può scendere sulla barra delle applicazioni, quella in verticale. No. Accessori Windows. Ah, ecco, sì. E qua c'è WordPad, vabbè, dov'è? Eccolo qui. Questa è l'ultima. Avvia la procedura di installazione di una nuova stampante. Aggiungi stampante o scanner? Sì. E quindi clicchiamo su sì. Ok. Questa io non so come farvela stampare questa, onestamente. Come fate con la Bucci? Perché qua c'è tutto un processo. Qua dove Professor, ma noi con la Bucci ci fa lo screen solo della domanda, non pure della... Io ve l'ho sottolineato in giallo, dai. Salva con noi. Lo screen delle domande, della soluzione. Senza le soluzioni? Sì. No. Ah, quindi sto facendo male. No, no, ma che va benissimo. No, vabbè, proprio meglio così, cioè. Però promettetevi che non le mandate in giro queste cose, eh? No, però perché dovremmo? È molto illegale, no, non me le mettiamo in giro. Domanda confermata. Concludo esame. Hai ancora zero risposte da confermare, concludo. Ne ho sbagliate 3. Wow, fortissimi. Vabbè, professore, calcoliamo che una abbiamo fatto 3 tentativi. E sono quelle che abbiamo sbagliato. 2. Ma quanti se ne possono sbagliare? Noi dobbiamo fare più di questo 75%. Abbiamo fatto 91. Siamo passati, anche se sì, ci hanno un po'... Però, prof, mi sembra strano, non c'erano domande relative, che ne so, alla rete... è vero, era però, molto semplice. Ah, ci sta il suggerimento, vedi? Clic. Mi aiuta. Vabbè, professore, questa era quella che abbiamo fatto taglia invece di copia. Sì, ma tutti quelli erano così, però sto per vedere come funziona. Vedi? Ma ha fatto fino alla fine. Devi cliccare 2 volte. Sì, ma non la posso, cioè mi posso vedere la domanda, ma non posso cambiare la risposta. Sì, può. Ah, posso? No, non puoi, ti rimani sempre errata. Cioè, te no, la fai hai corretto la risposta. Vabbè, ma tanto non ci interessa questo. Quelle lì le abbiamo viste, quali erano. Ne facciamo un altro? Allora. Scusi,
Cioè, ma sempre nell'esame di computer essential ci può uscire anche la velocità di caricamento dei cavi. Ma quelle sono più complicate di cose. Lo so, io però, cioè, con queste qua uno si allena. Per quello bisogna pure un po' studiare, non si può fare solo i test. Perché solo con i test non impari. Però dobbiamo pure imparare a utilizzare l'interfaccia. E quello che viene fuori nel test è casuale, non siamo noi che lo decidiamo. Vabbè. Mo come da qua? Non si esce. Professor, mi devo direttamente la X. Qua. Allora, vediamo un po'. Simulazione Atlas. Professor, ma poi le domande all'esame sono più simili a queste o a quelle che facevamo prima? Queste sono quelle AICA. Queste sono, diciamo, più pratiche? Sì. Molte, hai visto, sono proprio l'interfaccia. Come faccio a cliccare? Come faccio a... forse è anche meglio così, per quanto ci... Infatti sì, cioè se è così sto molto più tranquilla. Allora dai, è stato bene che abbiamo fatto. Ne facciamo un altro? Sì. Allora, utilizzando i comandi, guidate voi, leggete voi e ditemi voi. Forza. Dai, questo l'abbiamo fatto prima. Utilizzando i comandi disponibili sulla barra degli strumenti nel gruppo appunti, sposta il file fattura 28 nella cartella amministrazione. Allora, taglia. Fattura, taglia. Taglia. Poi su amministrazione. Poi clicca due volte su amministrazione. Copia. Incolla. Taglia prima e incolla dopo. Perché devo spostare. Le dimensioni di uno schermo video si misurano in... qua, signori. Pollici. Prof, la deve confermare quell'altra. È vero. Ho riavviato, questo lo sapete fare tutti quanti, dai. Pollici. Vi ricordate che cos'è uno shardware? Detto questo... Quello che si paga ogni mese, cioè il primo mese gratis. Sì, il primo mese è gratis e poi ti fanno pagare. Quindi quali di queste sono vere? Penso registrarsi, sicuramente. La prima, penso. Sì, la prima, sì. Però esclusivamente non è detto, perché shareware vuol dire che io te lo do, te lo posso pure dare gratuitamente per un mese e poi, però sì, potrebbe essere. E forse pure la terza. Per ottenere il programma è necessario registrarsi, però sempre, cioè non lo so, su questo io onestamente sono un pochino in dubbio. Sì, prof, tipo quando hai anche una sola prova gratuita ti chiede sempre di mettere anche la carta. Mettiamo come dite voi, non lo so, non ne sono sicurissimo, Non ne sono sicuro, però secondo me sono un po' opinabili. Avvia la procedura di installazione di una nuova stampante. Prof, confermo. Aggiungi una stampante. Aggiungi una stampante e uno scanner. Devi confermare quella prima.
Riduce di colore il documento. Meno. Il trattino basso. Questo qui. È proprio un meno, non è un trattino basso. Questa non l'ho confermata. Abbiamo detto qui. Sul desktop è presente, sono quelle di prima. Sposta e trascina la vicina di Bonaparte. Ecco. Sì. Nella fase di trasmissione il modem trasforma i segnali digitali in analogici. Vero. L'abbiamo detto prima, modulatore, demodulatore. Sì. Ma la Bucci vi fa pure video? Comunque, rimanendo posizionato nella carta lavori, crea la carta degli esercizi utilizzando i comandi disponibili della barra degli strumenti. No, ma è uguale a quello di prima. È uguale a quello di prima. Infatti, prof, non è meglio se facciamo quelli che magari facciamo nelle altre lezioni? Se facciamo quelli? Che facevamo nelle altre lezioni. Questi sono... Quelli lì sono esauriti, perché io online ho cercato tutti gli esercizi che riuscivo a trovare e onestamente non ne ho trovati altri. E questi qui sono quelli ufficiali. Vabbè, professore, però cioè, se si ripetono queste domande in questi ufficiali, credo che comunque le domande sono queste più o meno, insomma. Sì, sì. Più o meno sono queste. Magari te la pongono in maniera diversa la domanda, però alla fine è quello il procedimento. Io lo spero, spero di sì. Comunque devo creare la cartella esercizi. Nuova cartella? Nuova cartella. Esercizi. Chiudi il programma, dai, questi sono banali. X. Spegni il computer e sta a posto. Cioè start. A start. Arresta il sistema. È inutile che vi faccio le schermate su. Ma veramente. Questo è come prima. Copia il file, fattura 28 nella cartella amministrazione. Quindi, quindi fattura 28. Copia. È copia, non è sposta. Copia. Quindi clicco sul file, copio. Okay. Poi amministrazione. Incolla. Attenzione a far caso se è copia o sposta. Avvia il programma di editing WordPad, ma sono proprio quelli di prima. Start, accessori window. Sono proprio quelli di prima. Chiudi la finestra stampanti e scanner. X. Apri il file preventivo contenuto nella cartella documenti. File. Apri. Preventivo. Apri. Quali tra le seguenti affermazioni sono false? Nel riquadro pagine da stampare nella finestra stampa, seleziona pagina corrente per stampare solo la pagina in cui posizionare il cursore al momento della stampa. Attenzione. Questo è vero. Trova quelle false. Nel riquadro pagine da stampare nella finestra stampa, seleziona alternate per stampare solo alcune pagine. Ed è falsa, perché devi mettere i numeri tipo 1,2, 1,3. No, ma ci sta pure la stampa alternata. Quando io voglio fare i fronte retro con una stampante che non fa fronte retro, io stampo prima tutte le pagine pari e poi tutte quelle dispari. Infatti penso che il Capito? Dubbio sia tra le ultime due, perché finiscono in modo diverso e ti lascia scegliere tra le pagine visibili nello schermo o che compongono il documento. Lo allora, schermo è quello falso.
Sì, questo è falso sicuro. Però ne possiamo perché pienare. Relativa al documento. Beh, secondo me questa è quella falsa, eh. Oh, poi vediamo. No, però ce ne devono stare due. Ma sei sicura che devono essere due? Sì, con i quadratini devono essere due. Sì, professore, come nel test, quando ci sono i cerchi ne deve essere uno e quando i quadratini devono essere due. Ma okay. Poi dice quali, cioè parlo al plurale la domanda, quindi almeno due devono essere. Nel riquadro pagine da stampare, della finestra stampa seleziona alternata per alcune pagine, e quello è così. Seleziona pagina corrente per stampare la pagina in cui hai selezionato il cursore al momento della stampa, è così? Beh, allora forse è questa, anche se non lo so. Perché questo è così. Pagine da stampare della finestra stampa. Io direi che solo questa è falsa. Boh. Proviamo così, vediamo se sbagliamo. Svuota il contenuto del cestino. Quindi doppio clic. Io mo devo svuotare. Svuota cestino. Quando vi sembrano banali, dovete fare un respiro e trattenervi dal cliccare velocemente, perché con la parolina poi vi fa sbagliare. Riduci l'icona alla finestra questo PC. Quale combinazione di tasti rende possibile lo spostamento tra documenti e archivi? Alt tab. E alt tab. Bravo, alt tab. Lo stavo premendo in questo momento. Documenti, no, dove sta? Immagini. Prof, io devo andare, ci vediamo. Arrivederci, ciao Angelo. Ingrandisci la finestra cestino. Trucco per ingrandire? Il quadratino. Questo qua. Visualizza l'avanzamento del processo di stampo utilizzando l'icona della stampante presente nell'area di notifica della barra delle applicazioni. Premere devo fare doppio. Cosa si intende per download? La 2? Sì. La 4? Sì. Questi qui sono tutti upload. Trasferimento dei dati dal proprio computer a una macchina remota in rete è upload. Il processo che consente di trasferire un'immagine sul sito blog in internet è la stessa cosa, è sempre un upload. Il download invece è quando scarico il contenuto. Eccolo qua, confermiamo, sì, successiva, vai. Seleziona un file di immagine e eliminalo. Il primo elimina. Elimina però il spostamento del cestino. Visualizza le stampanti installate nel PC utilizzando la finestra impostazioni. E questa pure l'abbiamo fatta prima. Impostazioni, Bluetooth e stampanti. Sì. Ripristina il contenuto del cestino. Premi due volte sul cestino. E ripristina tutto. Riordina le operazioni da compiere per rinumerare un file presente in una cartella. E questo è esattamente quello che abbiamo visto prima.
Allora, 5. Fai la data, poi organizza 4 e 3. 4. No, 2 prima, poi 4 e poi 3. Così. Esattamente quello di prima. I programmi antivirus effettuano solamente la scansione dei floppy disk. Alzo. Non scherziamo. Effettuano la scansione di quello che gli dici di scansionare. Può essere la chiavetta, può essere un floppy disk, può essere pure un CD se volete. Non c'ha senso, però. Nessuno vi evita di fare le cose che non hanno senso. Vi proibisce più che vi evita. Questo è 21. E questo è quello di stampa di prima, sempre, sono sempre uguali. Allora, no. Questo dopo. La 2 e poi la 4. Così. Questa l'abbiamo vista prima, sì. Mi sembra di sì. Rende attiva la finestra immagini. Beh, questa è veramente... Modifica la tavola utilizzando le funzionalità disponibili nella finestra impostazioni. Beh, stavolta non ci sbagliamo, dai. Così, la tavola di modifica il giorno 16 e modifica. Sì. Posiziona nella scheda visualizza e fai clic sul pulsante apri. Aspetta, un programma in come WordPad, quale comando si può utilizzare per aprire un file già esistente? Aprima. Allora, questo è, cioè visualizza. Nella scheda visualizza. Visualizza, non c'è il comando apri. No, no, file. Quindi quella la prima non può essere. Attiva il menu del pulsante WordPad e seleziona il comando apri. Questo è il pulsante. Ma qui non c'è apri. C'è questo per apri. No, questo è salva. Annulla. No, professor, per apri è file. È solo file, solo qui c'è apri. Quindi utilizza però le combinazioni, professore. Control F12, proviamo. Control F12 e apri. Quindi control F12 sì. Maiusc F12 penso di no. Sì, professore. Maiusc F12, quindi sono tutte e due le combinazioni di tasti. Queste sono. Allora, mi comincio a perdere, comincio a essere un po' stanco. Allora, 22. Salva il file appena aperto nella cartella documenti in formato RTF e assegna l'IF nome verifica. Anche questo l'abbiamo fatto prima. Puoi anche cliccare qui, oltre che file stampa, pure questo salva. Proviamo di qua. Verifica. St-
stampa il documento utilizzando la stampante predefinita. Pure questo l'abbiamo fatto prima. File. File. Stampa, stampa digitale. Vedete, scritto pure stampante predefinita. Clic. Oh, questo è quello che l'abbiamo fatto prima. Ve lo ricordate? Sì. Aiutatemi. Start, impostazioni. Impostazioni. Sistema. Il sistema. E informazioni su. Informazioni su. Attraverso il menu Start visualizza le stampanti installate nel PC. Start. Quindi Start. Impostazioni. E poi c'è dispositivi. Dispositivi. E basta, sì. E per ultima, annulla la stampa del documento, ma non ci sbagliamo, questa è annulla. Premi sopra, documento, annulla. Annulla. Sì, beh, stavolta non abbiamo sbagliato. Vediamo quando le abbiamo fatte. Concludiamo l'esame. Wow, abbiamo fatto peggio di prima. Allora, vediamo un po' che abbiamo sbagliato. 88.88 presso. Abbiamo sbagliato i 4. Abbiamo sbagliato. Allora, in un programma di editing come WordPad, quale comando si può utilizzare per aprire un file già esistente? Ma come? Questo. Suggerisci? Abbiamo selezionato gli ultimi due. Risposta 2 e risposta 3, quindi erano queste qua le risposte giuste. Però anche l'ultima è giusta, nel senso. Infatti l'ho provata anche. Signori, croce delizia dei test. Allora, report, e questa era fatta così. Poi, spostare le icone. Ah, questa non gli è piaciuta come l'ho fatta. Risposta esatta. Quale, professor? Non lo so, perché quella che dovevo fare come non gli è piaciuta come l'ho spostata. Forse l'ha spostata troppo vicino al cestino. Ecco, vicino al cestino. Non... Adesso parla pure. Dentro. Non è corretto. Sì, professor, bellissimo. Già mi è venuto il nervoso. Adesso... Oh... Sposta il file nella cartella amministrazione. Uè, questo perché non gli piace? Facciamo suggerisci, clic e seleziona il file. Professor, forse dovevamo cliccare due volte su amministrazione ed entrare dentro e incollarlo là. Boh. Perché la sposta, lui mi ha cliccato su taglia, vedi? Io clicco su taglia e poi clicco su amministrazione e faccio il file. Non è corretto, riprova. E come lo vuoi? Suggerisci. Allora io clicco qua. Suggerisci. Clicco su taglia. Taglia. Amministrazione. Incolla. E qua mi si freccia, cioè mi devo fermare qui. Sai che deve proprio aprire la cartella. Ah, devo fare doppio clic. Mo io pensavo che bastasse selezionare la cartella. La domanda 1 era questa. Questo qui l'abbiamo visto. E questo l'abbiamo sbagliato due volte. E questo è tutto. E questa qui erano quelle due, Ctrl F12 e questo. E attiva il menu pulsante. Ok, va bene. Sono le 5.02, quindi ci possiamo salutare. Domande su quello che abbiamo detto prima? Nessuna? No, prof. Va bene. Io poi vi carico la lezione, insomma, come ho fatto l'altra volta. Va bene, grazie. Ciao. Arrivederci, prof. Arrivederci, prof. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.